Bentornati, qua, bentornati in studio. Diretta, lo studio che si arricchisce, vero Daniele? Eh sì, abbiamo aggiunto un posto al nostro studio, sì, esatto. C'è un amico in più. È perché abbiamo un amico in più, che è un allenatore iraniano che è qui a Roma e mi fa piacere accoglierlo nel nostro studio, Ali Abedi. Ciao Ali, buonasera, ciao, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente parla un buon italiano, ma insomma... Ha fatto la strada più lunga di tutti per venire qua. Direttamente dall'Iran, no, esatto. In realtà vive in Italia ed è allenatore associato, insomma, come socio sostenitore all'AIAC, all'Associazione Italiana Allenatori. È qui, sta già peraltro lavorando qui, perché peraltro è il preparatore anche atletico, perché oltre ad essere allenatore è anche preparatore atletico di una squadra romana di Serie D, che è il Trastevere, no Ali? Sì, come esatto. Stanno andando le cose? Perché hanno rischiato la retrocessione? Sì, potevamo vincere il campionato, però forse dovevamo essere più intelligenti. Avevamo differenza a 7 punti con la seconda squadra, però abbiamo perso purtroppo e adesso siamo secondo e dobbiamo fare playoff. Esatto. E, Ali, noi tra l'altro abbiamo anche qualche foto che ci hai portato, perché Ali hai anche organizzato, ha portato un allenatore italiano come Giancarlo Camolese e un conosciutissimo, ecco, vediamo Camolese premiato in questa bella manifestazione che c'è stata, li avete portati con il professor Stefano D'Ottavio, eccolo lì, noto preparatore, presidente anche del corso di laurea specialistica di scienze e tecniche dello sport. Questo è un articolo della Gazzetta, proprio il giornale di Andrea Pugliese, in cui che si è occupato di questa vicenda di Camolese, chiamato il principe di Persia. Dov'è che li avete portati? A fare cosa? Il tecnico italiano per insegnare ai tecnici iraniani? Sì, in quel momento io stavo allenando con la squadra Sepahan, che è una squadra, diciamo, internazionale, ha vinto più campionato in Iran e ha partecipato ai campionati intercontinentali, si dice, no? Intercontinentali. La terza in classifica adesso. Sì, sì, quarto, sì. Come fai? Lo so, no, è vero che terzo o no? Sì, questa sì. Ce la devi spiegare, no, adesso, può passare così. Ma io che competenze di SNAI queste sono. Esatto. Diciamo che l'Iran ha un campionato bello che io seguo, perché fanno tutti 0-0 i primi tempi e quindi ogni tanto facile. È capitato, giocando 0-0 primo tempo, di vincere quei soldini così. Quindi conosco le squadre. Esatto. Non lo sapevo. Persepolis è la squadra più forte adesso. Sì, no? Sì. Esatto. Questa squadra ha vinto più campionato in Iran, una bella squadra. E quello periodo io stavo in Iran con questa squadra. Già ci abbiamo organizzato, però non siamo riusciti di portare questi allenatori in Iran. E finalmente li abbiamo invitati, abbiamo fatto un bel corso per allenatori iraniani, e specialmente allenatori che allenavano in Sepahan, questa squadra. E hanno insegnato a questi, diciamo, allenatori, bella settimana, sì sì. Ma ricordo bene che in passato c'è stata anche la presenza di arbitri italiani in Iran a fare opera di, come dire, di conoscenza del regolamento, delle norme, è vero questo? C'è stato uno scambio? Sì, sì, non solo questo, ci sono tanti rapporti tra Iran e Federazione Calcio Italiano, con Federazione Calcio Iraniano, lo fanno tante cose che... sì, anche gli arbitri hanno portato lì, soprattutto c'è un derby a capitale, Teheran, tra due squadre famose che qualche volta invitano gli arbitri stranieri a fare... sì. Anche in Italia ogni tanto vogliono invitare. Sì, esatto, perché ci sono venuti gli arbitri italiani anche in Iran. Perché si segna così poco in Iran? Cioè sono le difese così attente, cos'è? Pochi gol. Stiamo parlando zero di questi derby, questo derby viene minimo 100.000 e un stadium, sì sì. Quindi c'è tensione. Aspetta, sì, quindi, sì, okay. Troppo stresso, devono... Proprio, tu molto tattica. Molto tattica. Grazie anche agli insegnamenti di Camolese, evidentemente. Allora, noi stiamo per approntare anche un altro collegamento, però volevo andare da Gianfilippo Ferrari. Facciamo andare anche Zeman a fare un giretto a Teheran. A ripassare un po' di...